particolarmente cogenti in questo momento storico, la telemedicina, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come sistema di supporto alle decisioni, bot, algoritmi, la sanità di frontiera, il data mining e quindi il valore del dato clinico, ma aggregato piuttosto che integrato. E il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza ha destinato oltre i 15 miliardi di euro alla sanità digitale. È una sfida molto importante, le risorse in teoria ci sono, ci possono essere, quindi è particolarmente importante comprendere quali sono le battaglie giuste da combattere, gli obiettivi che ci vogliamo dare e come perseguirli. Mi proietterei quindi subito nel primo intervento a cura del dottor Giovanni Gorgoni, che è direttore generale Ares Puglia e in particolare è anche presidente di Eurega. Eurega è il network europeo che dà rappresentanza alle istituzioni di sanità locali, regionali. E con Giovanni vorremmo affrontare in particolare degli aspetti che possono proporre un nuovo paradigma per la sanità digitale e in generale per la cosiddetta connected care. Giovanni, si parla molto di modelli vecchi o comunque non più al passo con la sfida, le sfide che ci aspettano. Ecco, alla luce del tuo ruolo operativo come Ares Puglia e di presidente di Eurega, dacci il tuo contributo su questi nuovi paradigmi e sulla trasformazione digitale che ci aspetta. Grazie, buon pomeriggio, grazie Alessio, grazie dell'invito e dell'ospitalità. Io proverò nei 15 minuti successivi a porre un warning, quindi un'avvertenza che dovremmo tenere a mente nei prossimi 5-7 anni, che sono quelli del PNRR, un'avvertenza e una proposta metodologica di fondo per evitare i rischi di questa avvertenza. Si parla di trasformazione digitale in questo periodo, ma non si tiene conto di quello che può significare veramente trasformazione digitale. Vedete intanto le diapositive? Eccomi. Vedete? Sì. Ok, perfetto. Allora, il problema è che noi ci troviamo in una situazione di futuro già presente, di connected care già presente, che è fatta di tecnologie, è fatta di dispositivi, è fatta di più livelli di sanità connessa. Connessa, stiamo attenti alle parole. Abbiamo possibilità di connessione sul corpo dell'individuo, on body, quindi la possibilità dei. Li chiamano body network addirittura, quindi network corporali con la possibilità di integrare dispositivi, aggeggi di vario tipo, con la tecnologia dell'Internet of Things, un livello di integrazione potenziale, quindi tutta da cogliere in realtà. Stiamo parlando in parte sfruttata, in ampia parte, nella massima parte non ancora sfruttata, a casa del paziente. Il primo ministro Draghi ha detto la casa come primo luogo di cura, queste potrebbero essere tecnologie. Ma c'è anche la possibilità di integrare a livello comunitario. Comunità è un'altra parola che sta tornando, per fortuna, viva Dio, nel vocabolario comune e anche nel PNR, cioè le case della comunità. Comunità è invocata da tanti. Qualcuno anche a livello europeo ha cominciato a dire basta con
diciamo, l'Europa delle nazioni, forse ha senso parlare di Europa delle comunità, dove comunità sono aree con comuni interessi economici, sociali e via dicendo, fino alle comunità più basse che sono quelle di quartiere, quelle di città, quella di comunità vasta. Oppure l'integrazione, la connessione, perdonatemi, la connettibilità, la connessione presso tutto ciò che è l'outpatient, quindi tutti i servizi sanitari fuori mura ospedaliere, fino alla connettibilità e la connessione all'interno degli ospedali, quindi con la connessione delle grandi macchine, dei sistemi di sorveglianza del paziente, con i real-time location system, i sistemi di localizzazione del paziente, oppure sale operatori intelligenti e via di seguito. Questo è quello che offre la tecnologia, è quello che in qualche modo la tecnologia rischia di consumare, di assorbire completamente nella semantica comune di trasformazione digitale. Se poi a ciò si aggiunge che questi cinque livelli di connected care in realtà hanno bisogno del pivoting, quindi una sorta di ruolo di coordinamento di altre tecnologie già presenti, che vanno dal Big Data Analytics, Cyber Security, l'interoperabilità, il cloud storage, machine learning, decision support system, e io ci aggiungerei, lì non ho fatto in tempo anche inserirlo, i requisiti, i divieti e i permessi che consente il GDPR, quindi tutta la regolamentazione sulla tutela della privacy, che tanti progetti di transizione digitale sta in parte zavorrando o bloccando o rallentando, capite bene che da un punto di vista tecnologico il piatto è piuttosto ricco, ricco ma pericoloso. Se si pensa che rispetto al futuro che è già qua, c'è un futuro imminente o prossimo che prepara ben altre opportunità, come anche minacce, a seconda di come leggiamo le possibilità della tecnologia. Anni fa, negli anni 70, ci fu il tema dell'intelligenza artificiale, no? Il dibattito fra quelli della scuola di Alan Turing, dicevano che credevano nell'intelligenza artificiale forte che potesse replicare il cervello umano, e quelli schierati invece con Searle, dell'intelligenza artificiale debole, ossia l'intelligenza artificiale non potrà mai equiparare quello all'intelligenza umana, può dargli un aiuto. Quindi opportunità o minaccia sta di fatto che sono comunque sia delle cose con cui dovremmo confrontarci, perché in ogni caso è un percorso inevitabile. È percorsi per percorsi, strada per strada, per dirla con un comico americano, anche se ti trovi sulla strada giusta, finisci investito se ci stai solamente seduto e non ti muovi. Quindi è inevitabile in qualche modo muoversi, a condizione di non intendere la trasformazione digitale come semplice pavimentazione del percorso delle vacche. Ce l'ho fatta nuova, ci ho messo un gres porcellanato, ci ho messo l'asfalto, ci ho messo il selciato antico così pulito e via di seguito. Probabilmente in molti casi si tratta di rimpiazzare completamente il percorso, toglierlo, cambiarlo, in alcuni casi di cambiare completamente, fare a meno proprio delle vacche, quindi di cambiare completamente paradigma. Quindi si fa trasformazione digitale solamente, diciamo, se si parte dal cambiamento del mindset, quindi della mentalità e non della tecnologia. Per quale motivo? Perché in realtà gli elementi chiavi di una trasformazione digitale sono questi tre. Il primo è il miglioramento dell'esperienza utente, molte volte ce la scordiamo. Secondo elemento chiave è la trasformazione dei processi operativi, la trasformazione, non la pavimentazione del sentiero delle vacche, la trasformazione, quindi il cosiddetto salto di specie. Il salto di specie l'ha fatto il Covid e ci ha devastato, il salto di specie dal punto di vista dei processi organizzativi noi ancora non ci rassegniamo a farlo. E il terzo, che in continuità con la trasformazione dei processi operativi, il cambiamento del modello di business, quindi non più i modelli vecchi ma modelli nuovi. Per sentir parlare ancora di ospedale territorio è una maniera vecchia di ragionare, oltre che, l'ho detto in qualche altro contesto, porta sinceramente sfiga, perché ne abbiamo parlato così tanto, in realtà non l'abbiamo mai portato avanti. Quindi, trasformazione digitale cos'è e cosa non è? È tante cose e non è tante altre cose. Fondamentale fra le cose che è che è un salto tecnologico e culturale. Culturale. E i cambiamenti culturali non hanno uno switch on, switch off breve. Qualche proprio ieri sui social, su cui Ares e Yuriga sono attivi, una utente ha detto: bello bello le cose che fate, però io ho prenotato una visita diabetologica, mi hanno dato un tempo d'attesa lungo, allora questa sanità digitale quando comincia?
dal punto di vista della user experience, dell'esperienza utente, ha ragione sacrosanta da vendere. Si parla di digitale, però poi il tempo d'attesa per una visita è ancora lunga. La cosa che va spiegata è l'equivoco che va evitato. Occhio, non c'è uno switch off dalla TV analogica alla TV digitale, eppure là, da un punto di vista di piena funzionalità, sono serviti dei tempi piuttosto lunghi. Il processo è culturale principalmente ed è lungo, è un processo di lungo termine, è un intervento fondativo, soprattutto fondativo dell'intera organizzazione, non è una cosa parziale. Non è sicuramente l'impiego di nuova tecnologia dell'ultimo grido, non è neanche un cambiamento al margine dei processi esistenti, perché il cambiamento al margine dei processi esistenti è la pavimentazione del sentiero delle vacche. Non è neanche una tattica di breve termine. Quindi questi tre elementi chiave, cosa si traducono in sanità? Si traducono a parere nostro, diciamo, di Ares, che rappresentano nelle sperimentazioni che conduciamo, ma anche di Euriga, rappresentano, primo, ripartire dall'esperienza utente significa gestire il patient journey. Quindi avere in mente l'intero percorso del paziente che ha un bisogno indistinto, un'esigenza non di breve termine ma di lungo termine. Il secondo, curare solo con team multidisciplinari. Solo con team multidisciplinari. Il terzo, cambiare modello di business significa connettere, ma connetto per condizione clinica. Che io connetto l'intero ospedale, ho connesso solamente l'episodio clinico, l'episodio acuto, ma il paziente sta in ospedale come sta nel distretto, sta sul territorio, sta a casa propria, sta nella comunità. In realtà ho bisogno di connettere, grazie alla tecnologia, tutti i punti della condizione clinica. In altre parole, cosa si tratta di fare? Si tratta di, diciamo, prendere un pochino la vecchia piramide di rischio dei pazienti cronici, quando si cominciò a parlare di chronic care model. Capire che a seconda della stratificazione di rischio corrispondono diversi livelli assistenziali, completamente diversi, e significa che ci sono anche diversi luoghi e ruoli. Quindi alla fine si tratta di integrare luoghi, ruoli e saperi, a seconda della posizione in cui si trova il cittadino. Un po' il ruolo che dovrebbero avere le nuove centrali operative territoriali previste anche dal PNRR. Questo è uno dei modelli di patient journey utilizzati su una condizione clinica semplice nella nostra centrale operativa regionale di telemedicina. E come vedete, per ogni attore, paziente, medico di assistenza primaria, care manager, ci sono diversi compiti. I box verdi rappresentano l'abilitazione della tecnologia. Quindi la tecnologia è un abilitatore, non è un sostituto. C'è un processo nuovo in cui tutti cooperano in team multidisciplinare e poi la tecnologia in qualche modo aiuta la connessione. Questo è quello che vi ho fatto vedere in maniera un po' più facile. Andiamo avanti, sorvoliamo questa app. Per chiudere, quindi, trasformazione digitale, quindi cosa significa? Significa partire dalle persone, tener conto dell'organizzazione. Se ho avuto fortuna nel primo e nel secondo passaggio, allora, solo allora posso parlare di tecnologia. Ma con l'idea, ripeto, sempre a nostro parere, che bisogna avere in mente l'esperienza utente in termini di patient journey, poi la vogliamo chiamare PDTA, chiamiamolo PDTA, percorso diagnostico terapeutico assistenziale, ma anche quello, a parer mio, da buon italico scaramantico, dico, ne abbiamo parlato troppo tempo, per troppo tempo, e probabilmente ci ha portato anche sfiga, ci ha portato sfortuna. Utilizziamo un altro nome, patient journey, percorso, sentiero, health pathways e via di seguito. Curare con team multidisciplinare. È inutile che mi dilungo sul tema del team multidisciplinare. In molte patologie, che siano tumorali o non tumorali, essere presi in carico da un team multidisciplinare allunga la vita. Allunga, migliora i tassi di sopravvivenza. Sui tumori, per esempio, può arrivare fino al 30% di miglioramento del tasso di sopravvivenza se sono preso in carico da un team multidisciplinare. E poi connettere per condizione clinica. Nei fatti, si tratta di mettere in sinergia tre diversi ingranaggi, e sono termini che si sentono spesso, si sentono troppo spesso in maniera separata. Oggetto di diversi interventi in convegni, in documenti, in articoli, che invece rappresentano tre layers,
appartenenti a un unico tipo di approccio. La value-based healthcare, che consente di conferire valore all'esperienza utente, nei fatti. L'integrated care, che non è la versione precedente del connected care. Integrated care ha a che fare con i processi organizzativi, con i ruoli e con le competenze. Il team multidisciplinare è il catalizzatore principale dell'integrated care. E poi connected care, e siamo sulla tecnologia, connetti tecnologicamente per condizione clinica. Per chiudere, trasformazione digitale, ricordiamoci che ha a che fare più con gli uomini che non con il digitale. E questo, diciamo, è l'equivoco che dobbiamo sforzarci di evitare. Grazie mille, Giovanni. Io rimarcherei due concetti che hai evidenziato, ma prima di prendere la parola chiedo se ci sono domande. Ci hai dato tanti spunti molto interessanti. Se ci sono Prego domande, esatto. Alessio, prosegui tu, prego, prego, Ok. confermiamo. Riprenderei la trasformazione digitale è questione di persone e organizzazione prima che di qualsiasi altra cosa, di modelli, di forma mentis anche, quindi è anche una trasformazione culturale. Da qualche anno nella sanità in Italia si parla di digitalizzazione, gli strumenti ci sono, le tecnologie sono consolidate e diciamo che la prima parte del percorso che hai seguito, nella mia esperienza, la vedo metabolizzata, più o meno applicata, ma metabolizzata. E qual è invece la linea in Italia, per quello che è il tuo osservatorio, ma anche in Europa, rispetto al nuovo modello o ai nuovi modelli operativi che dovrebbero andare a declinare questa trasformazione oltre la tecnologia, oltre la multidisciplinarità, quindi oltre il team multidisciplinare, ma proprio nella connessione del percorso del paziente. Beh, da un punto di vista, parlo del piano europeo, che è quello che conosco fuori dall'Italia, conosco in qualche modo, diciamo, lo maneggio per rappresentanza di network di Euriga, e che proprio a fine mese mi vedrà, diciamo, in missione a Bruxelles su diversi direttorati proprio sui temi. Allora, c'è un tema molto pratico in Europa, praticato dall'Europa per tempo, che è quello dell'European Health Data Space, ossia dello spazio comune dei dati sanitari. Con il Covid abbiamo imparato una cosa, che si fa sanità, si fa prevenzione, si fa promozione, si fa in terapia con una cosa nuova, i dati. I dati che bisogna saperli raccogliere, bisogna saperli maneggiare, bisogna saperli usare. E questo anche alla luce del GDPR, ed è il primo mattone che consentirà la costruzione di un'unione sanitaria europea. Anche l'Italia, so per certo, per interlocuzioni con i ministeri, che tramite il Ministero della Salute, l'Italia sta facendo la sua parte in questo dibattito europeo per la realizzazione di questo spazio comune europeo, che è il primo mattone. Se non hai i dati, se non hai le informazioni, non puoi gestire una complessità enorme come quella della salute di tanti cittadini, già di una sola regione, figuriamoci poi di un intero continente. Poi c'è l'altro tema molto caro agli ambienti europei che condivido, che è quello del tema dell'ecosistema. Nel senso che se vogliamo veramente fornire approcci di patient journey, di condizione clinica, è inutile andare a cercare il software, la piattaforma buona per tutto, perché non esiste. Non esiste, perché significa intersecare, abbiamo visto prima, se ci limitiamo ai cinque anelli di connected care, significa intersecare realtà, soggetti completamente diversi. Allora, a quel punto come lo superi? Lo superi con modelli di ecosistema in cui un pezzo ce lo mettono in tanti soggetti.
ce lo mette l'associazione dei cittadini, dei malati, autorità non sanitarie come gli enti locali, le società scientifiche, ci mette l'industria, ci metti la ricerca, ci metti l'amministrazione sanitaria, devi trovare una modalità di interazione continua. Andare sul mercato a cercare la piattaforma che riesce a gestire è fatica vana, perché puoi trovare la piattaforma che copre un 70%, poi ti manca un altro pezzo di dispositivi, poi ti manca un'altra cosa ancora, poi è troppo poco umana, però poi vorrei fare anche i PROMS e i PREMS e via di seguito. Mi serve un sistema, un approccio dinamico di partnership di lungo corso e flessibile. Partnership è l'altro tema molto presente nel PNRR. Solamente con le partnership pubblico-privato riesci ad acquistare sul mercato outcome al posto di prodotti o al posto di servizi. Noi per tanto tempo ci siamo abituati a comprare prodotti, a comprare servizi, a comprare anche risultati nella migliore ipotesi. Adesso si tratta di comprare outcome e su outcome convergono N, diciamo, pezzi forniti da N. Fattori. Un gatekeeper che è uno dei progetti che stiamo seguendo come agenzia, come pilota regionale, siamo degli 8 piloti europei, rappresentiamo l'Italia. Gatekeeper sviluppa proprio il concetto della tecnologia applicata all'invecchiamento sano e attivo, ma in ottica di ecosistema di larga scala, in una piattaforma comune in cui l'industriale, la startup, piccola e media impresa, l'università, ci mettono un pezzo e testano soluzioni, anche i stessi cittadini testano soluzioni e modelli di vario tipo. Capisco che è molto complicato, però il vecchio modello di ingaggio del mercato, di ricerca delle forniture, diciamo, ha fatto il suo tempo, oppure va bene se accettiamo di gestire come abbiamo fatto finora l'episodio isolato, l'episodio clinico, la singola esigenza di salute e non la il patient journey del paziente finché, diciamo, campa, si spera il più a lungo e il più sano e attivo possibile. Grazie mille Giovanni, davvero grazie per questo punto di vista e per questa visione, che tra l'altro personalmente, ma anche per la mia esperienza professionale, mi trova alquanto d'accordo. L'hai sistematizzata, ce l'hai fatta vedere da diverse angolazioni, e davvero grazie. È pronta ora? Ok, siamo tornati in video. Perfetto. E davvero molto interessante l'intervento di Giovanni. Ci ha dato a mio avviso, tre mainstream su cui riflettere e su cui lavorare. Uno di questi mi aggancia al prossimo intervento. È collegata con noi la dottoressa Di Berardino, vicequestore della Polizia di Stato in servizio presso la Polizia Postale, Dipartimento per le Telecomunicazioni. Dottoressa, abbiamo visto, l'abbiamo detto nell'introduzione e ce l'ha ribadito Giovanni poc'anzi, una delle parole chiave è l'interconnessione non soltanto delle tecnologie, ma dei processi e dei dati. Interconnettere vuol dire inevitabilmente esporsi, aumentare le interfacce, aumentare le vie di comunicazione, e quindi dobbiamo essere consapevoli dei rischi da fronteggiare e come proteggerci al meglio. Chi meglio di lei può darci indicazioni in questo senso? Quindi le lascio volentieri la parola. Buongiorno a tutti. Allora, io mi presento come Polizia di Stato. Non so se molti sanno cosa fa la Polizia Postale e di cosa si occupa. Allora, prima di tutto la Polizia Postale si occupa di tutto quello che riguarda il crimine informatico in senso ampio, cioè come fenomenologia. Quindi i reati contro la persona, la pedopornografia online, il cyberterrorismo, l'attività di proselitismo,
sul terrorismo, il financial cybercrime, quindi tutto il settore finanziario, la protezione alle infrastrutture critiche, qui diciamo c'è l'attinenza con l'argomento di oggi, quindi tutta l'azienda del settore sanitario, e le intrusioni informatiche, quindi gli attacchi informatici. Parto subito con quello che è il rapporto Clusit dell'anno 2020 per dare un panorama di quella che è la situazione attuale. L'anno peggiore per il cybercrime in Italia è stato il 2020. L'Italia è la seconda in Europa, l'undicesima al mondo per numero di attacchi ransomware. Tra il 2019 e il 2020 l'incremento degli attacchi, quindi parliamo di 22,5 milioni di virus in più intercettati rispetto al 2019. Il volume di attacchi DOS ha toccato i 7 terabyte, il 90% in più di truffe online rispetto al 2019, quelle più diffuse sono il man in the middle, il fake trading online, il 64% in più rispetto al 2019, tentativi di phishing. Diciamo che ogni 4 minuti in Italia si verificano 800 attacchi, quindi questo è il rapporto che abbiamo ed è la situazione che viviamo. L'altra slide, quella che vi presenterò dopo, parla. Sì, io ne ho messi gli attacchi, scusate. Condividete con me, le vedete le slide? No, vediamo lei, dottoressa. Non vedete? Allora, guarda, perché io ce li ho, e non sono condivisibili, ce li ho sul mio desktop e le avevo anche mandate. Ecco. Dall'app di WebEx, ecco, guardi, sta arrivando, Ok, credo, la condivisione. adesso le condividete, adesso le Eccola, vedete? sì, siamo Perfetto. su Con Facebook vediamo benissimo, dati sì. statistici, sì, attori Perfetto. Allora, e l'altra attaccanti. slide, quella che ho preparato in modo molto sintetico, è per parlare di chi sono gli attori, no? Quindi attaccanti, obiettivi e vittime. Parliamo di organizzazioni criminali, scuole che preparano hacker dell'est europeo, quindi parliamo Bulgaria, Romania, Ucraina, Georgia, l'est asiatico, organizzazioni criminali e governative e o governative. Quindi parliamo anche di stati come la Cina, che hanno tutto, la Russia, hanno l'interesse a rubare quelli che sono i segreti industriali, i dati e ad attaccare le istituzioni. L'obiettivo non è solo quello del denaro, ma anche quello di carpire i segreti, i contratti, di arrecare un danno alla reputazione. E i target non sono solo i singoli soggetti, ma parliamo di istituzioni, aziende, categorie di professionisti. Quindi uno si chiede, ma perché c'è così poca sicurezza o c'è questo sentimento, no? Per la diffusione capillare e massiccia di dispositivi elettronici e per quindi l'estensione della vulnerabilità presenti sia nei sistemi operativi tecnologicamente parlando, ma anche e soprattutto il fattore umano, perché l'evoluzione tecnologica è esponenziale, corre velocissima e c'è una scarsissima consapevolezza di quelli che sono invece i rischi. Le tipologie di attacchi più utilizzati sono le seguenti: il phishing, il malware generico, il ransomware, le false email, il SEO frode, i CryptoLocker e il trading online, che è stato sicuramente diciamo, il fenomeno più gettonato dell'anno 2020. Il principale vettore utilizzato resta sempre la mail, quindi il detto think before you click resta sempre sovrano. Per favore, pensate prima di cliccare. Le best practice, questo è quello che noi diciamo quando ci incontriamo, perché abbiamo stipulato protocolli d'intesa con le aziende, con le infrastrutture, anche il settore sanitario, con la Regione Lombardia, e spieghiamo che c'è un prima, un day by day e un post, no? Un durante l'incidente. In prima è importante che ci sia la valutazione del rischio, l'attivazione del SOC, la previsione di documentazioni e procedure per simulare un attacco, cosa fare, chi agisce, cosa accade prima dell'incidente, data panic room e un day by day, cioè come vivere il quotidiano prima che si verifichi l'attacco. È ovvio che durante l'incidente tutto il team e l'IT è preoccupato per recuperare, far ripartire l'azienda e occuparsi della comunicazione, una comunicazione che sia interna che esterna. Questo è un caso che è capitato, un caso reale, dove i dati sensibili sono stati pubblicati su un canale social, Twitter, nel maggio 2020 e a dimostrazione, a riprova della vulnerabilità dei software che potevano, diciamo così, estrapolare dalle cartelle cliniche esami di laboratorio.
Cosa fare dopo un attacco è importante. Quindi, prima di tutto, notificare al garante l'avvenuto data breach. Poi, chiedere una relazione tecnica prima di attivare le forze dell'ordine, cioè prima di venire da noi, chiedere una relazione tecnica contenente tutta la parte descrittiva dell'infrastruttura critica informatica, perché noi per comprendere cosa dobbiamo fare, dobbiamo capire qual è la struttura informatica. Quindi se hanno rivendicato, se è stato rivendicato l'attacco, se è una crew, un'organizzazione che conosciamo, quali sono i dettagli della somma richiesta di pagamento, analizzare i flussi del traffico. Cioè ci sono tutta una serie di informazioni che sono assolutamente rilevanti per noi che dobbiamo fare le indagini. E poi avviare, diciamo così, chiedere alla persona offesa, quindi all'azienda, alla struttura, di monitorare la rete perché per verificare se c'è stata la pubblicazione dei dati che sono stati eventualmente sfiltrati, rubati, non visitare mai il link che contiene la richiesta estorsiva perché normalmente questo click fa partire un cronometro, quindi un tempo entro il quale poi l'azienda metterà in esecuzione quello che ha, diciamo così, promesso. Per cui guardare ma non cliccare, quindi non fare danni, cioè non andare a stuzzicare l'avversario, chiedere di monitorare la rete per vedere se i dati sono stati sfiltrati e sfiltrati sono già stati pubblicati nel dark web, nel deep, avviare immediati contatti con gli studi legali del paese in cui sono confluite le somme di denaro. Normalmente parliamo di criptovalute, quindi non riusciamo a sapere chi ha preso cosa, ma se fosse ancora richiesta la somma in denaro, ci sono, diciamo così, studi legali che si attivano prontamente. Predisporre due copie forensi delle evidenze raccolte perché una copia resta a noi, una copia la diamo alla parte offesa e l'altra andrà in procura. Il come proteggersi è importante perché si parla tanto di cultura della sicurezza, no? Quindi fare formazione, formazione a 360 gradi, non solo a livelli apicali, non solo al basso. Deve essere una formazione trasversale, dal CFO, l'amministratore delegato, alla segretaria e al consigliere. Cioè è necessario avere una consapevolezza a 360 gradi di quelli che sono i possibili rischi. Noi abbiamo sviluppato delle partnership per lo scambio di informazioni, quindi abbiamo stipulato dei protocolli d'intesa con molte aziende ospedaliere della regione Lombardia. Questi protocolli prevedono la formazione, prevedono attività di prevenzione, scambi di informazioni. Noi a livello centrale del servizio esiste una struttura che si chiama il CNAIPIC che ci fornisce quotidianamente quelli che sono gli hoc, comunque esempi di attacchi alle infrastrutture. C'è uno scambio a livello internazionale delle informazioni per conoscere quelli che sono i trend, quindi attacchi già avvenuti in altri stati che arriveranno poi in Italia sicuramente. E questi protocolli sono fondamentali perché conoscere vuol dire prevenire, cioè sapere, creare consapevolezza attraverso la formazione vuol dire diminuire le probabilità di essere un soggetto debole e quindi di subire l'attacco. Da un punto di vista tecnico, i sistemi di monitoraggio del traffico della rete interna, quindi l'aggiornamento dei sistemi, il backup offline, non online, le protezioni, i firewall, l'IDS, l'intrusion prevention system, sono tutti sistemi tecnologici di ausilio. Ma se a questi noi non aggiungiamo quello che è l'uomo, il fattore umano, la formazione, noi non riusciamo a progredire e a proteggerci. Io direi che sono andata velocissima e sono rimasta nel tempo che mi era stato dato e lascio spazio invece alle domande, alle curiosità. Allora, è andata veloce, dottoressa, ma è stata chiarissima. Le faccio una prima domanda. Ci ha illustrato dei dati impressionanti, no? Milioni di attacchi, di tentativi con tecniche svariate in contesti e canali molteplici, no? Phishing, ransomware, finto trading. Oggi in Italia di questi fenomeni e qual è diciamo, il grado di maturità poi di chi magari subisce un attacco e deve reagire?
Allora, noi diciamo, dobbiamo distinguere e parlare di, se parliamo di aziende ospedaliere, di strutture o infrastrutture critiche, parliamo di soggetti o persone giuridiche che hanno una struttura, hanno un IT, hanno un ufficio tecnico con personale specializzato che normalmente è al passo con i tempi e sa cosa deve fare, quindi quelli che sono gli step da seguire. E le famose attività di cui parlavamo, quelle day by day, vengono fatte, cioè verificare se ci sono delle debolezze, fare dei test sui dipendenti, esercitarsi su una difesa proattiva, fare un sentimental analysis, una scansione del web, cioè sono tutte sottigliezze e attività che permettono al soggetto di prevenire o quantomeno di farsi trovare preparato dinanzi ad un attacco. Quindi direi una consapevolezza esiste. Se invece parliamo di piccole e medie imprese, di strutture che non hanno la capacità economica di prevedere un IT o di stare al passo coi tempi, beh, lì la situazione cambia, il panorama è variegato. E ci sono, diciamo così, campagne, oramai le facciamo da una decina d'anni, campagne di informazione e di prevenzione, c'è un'attività di sensibilizzazione sull'argomento, ma c'è sicuramente tanto altro da fare, ecco, diciamo, non siamo in difesa. Grazie. Ci sono a suo avviso abbastanza risorse, lato non solo polizia, polizia postale, ma in generale quelle che sono le istituzioni nazionali a supporto per fronteggiare l'ampiezza di questo fenomeno ed eventualmente se il piano nazionale, se il PNRR ne propone di specifiche. Ok, allora guardi, le dico questo, che a livello comunitario della Comunità Europea sono stati stanziati fondi, i fondi ci sono arrivati anche a livello centrale, è stata creata la nuova agenzia, il nuovo dipartimento, ci sono sia i fondi che la consapevolezza. Quello che manca e quello che rende tutto difficile, quello che rende quasi addirittura, non dico impossibile, ma diciamo molto difficile, catturare per esempio le organizzazioni che fanno gli attacchi ransomware, cos'è? È la mancanza di unione di intenti e la possibilità delle forze di polizia e delle procure di ogni Stato di lavorare insieme. Perché se io, come polizia italiana, subisco l'azienda sul mio territorio, subisce un attacco, quindi io ho la vittima sul territorio italiano, ma poi ho tutto il processo di attacco, la creazione, l'organizzazione, il denaro che va all'estero, quindi c'è tutto un processo che invece si svolge fuori dal territorio italiano. E io come forza di polizia ho, da un punto di vista codicistico, il limite della territorialità, quello che mi prende tempo, denaro e che mi fa fallire poi nell'intento finale, è che io, rispetto ai criminali, ho un tempo di reazione così lungo che loro sono già passati a farne altre 5 nel contempo, diciamo così, di danni a grosse infrastrutture, perché esiste un sistema dove io devo chiedere, devo fare un'interrogazione, devo fare una rogatoria internazionale, devo chiedere a Interpol, a Europol, devo fare tradurre gli atti, la documentazione, devo sollecitare le altre forze di polizia. Dipendo dalla volontà di un altro Stato di voler collaborare, quindi se ha interesse, se è stato colpito anche lui in questo settore, cioè ci sono tanti fattori che mi rendono difficile poi arrivare all'obiettivo. Quindi la Comunità Europea rende subito esecutive quelle che sono le direttive, i dispositivi, i regolamenti, ma non c'è d'altro canto la possibilità per le polizie di operare con la stessa velocità e con la stessa efficacia. Credo che il dottor Panella, scusate, abbia un attimo perso la connessione. Dottor Panella, ci sente? No.
un attimo perso la connessione. Mentre aspettiamo si ricolleghi, è arrivata una domanda, Lisa, in merito un po' al tema perché ovviamente l'ha trattato delle competenze e in ambito di sa, dei dati sulla parte di inclusione di digital divide, cioè quanto poi la mancanza proprio anche spesso il gap di genere porti poi alle problematiche che ci sono, soprattutto legate nell'ambito della sicurezza, che quindi proprio una mancanza di percorsi anche per determinate categorie e percorsi a livello proprio universitario. Beh, diciamo, la formazione è importante. Io parlo, diciamo così, pensando di avere come uditori delle aziende, no? Non so se invece ci sono cittadini comuni, però un'azienda normalmente la legge prevede l'obbligo di formazione dei propri dipendenti, quindi ci sono delle ore deputate alla formazione dei dipendenti. È chiaro che la materia del cyber deve essere una materia assolutamente considerata, quindi così come si fanno le prove di evacuazione e si prevede un DVR per le prove antincendio, questo rischio, il rischio cyber, dovrebbe essere paragonato al rischio incendio. Quindi ogni ufficio, ogni realtà commerciale, istituzionale, pubblica amministrazione dovrebbe prevedere un documento per il caso di attacco, dovrebbe prevedere delle procedure in caso di attacco, dovrebbe prevedere dei referenti, dei responsabili e soprattutto una formazione, così come noi formiamo gli RLS, formiamo le persone per la rianimazione, cioè dovrebbe essere un esatto parallelismo, perché la realtà è questa, cioè prima o poi sarai target, diventerai target, quindi meglio prevenire che curare, fare formazione fa parte dell'attività di prevenzione. Chiarissimo, grazie. Nel mentre, ecco, si è ricollegato Alessio che ho approfittato per fare una domanda, di modo che lascio a te la chiusura. Ma io vi sentivo, non so, forse si Ok, era non ti bloccato vedevo. qualcosa nel... No, no, io ho sentito, anzi, avevo fatto anche una considerazione rispetto a quanto la risposta alla precedente mia domanda da parte della dottoressa ci riconducesse poi in ultima analisi a uno dei temi principali di fondo che è l'interconnessione per l'appunto, no? Evidenziava quanto possa essere complicato lavorare al di fuori dei confini nazionali per perseguire questo tipo di crimini e in generale per tracciare questo tipo di eventi, quindi si torna all'interconnessione. Io la ringrazio tantissimo, dottoressa, per la Grazie chiarezza anche a voi. di esposizione su temi che non sono proprio così familiari, quindi davvero, davvero grazie anche per essersi prestata alle domande. Grazie a voi. E riprenderei a questo punto un altro dei mainstream che abbiamo evidenziato. Sin dall'introduzione, sin dal primo intervento della giornata, e cioè l'importanza del dato, il valore del dato, quanto il connected care sia un aspetto organizzativo, culturale di modelli, quindi qualitativo prima ancora che tecnologico. E quindi quanto in tutto questo possa essere centrale il dato. E andrei ad affrontare questo tema con due illustri ospiti, Gianni Origi, che è direttore innovazione dell'ospedale Niguarda, e Enrica Massella, che è capo servizi gestione dell'area trasformazione digitale dell'AGID. Non me ne vogliano le signore, inizierei da Gianni. Insomma, l'ospedale Niguarda è uno dei plessi ospedalieri, credo, più grande d'Italia, un osservatorio privilegiato, è una struttura e un'infrastruttura all'interno della quale si vivono sicuramente tutti gli aspetti che abbiamo affrontato ed evidenziato finora. Ecco, nella tua privilegiata visione e nella tua esperienza, Gianni, quanto
Può essere centrale il dato, il ruolo nell'interconnessione e come questo si inserisce negli interventi che abbiamo percorso nell'ultima ora. Sì, buongiorno. Dunque, in merito appunto, diciamo, all'utilizzo dell'informazione o del dato, diciamo che attualmente questo utilizzo per le esigenze attuali deve fare riferimento necessariamente a una molteplicità di fonti informative generate da diverse strutture. Quindi diciamo che sia un po' l'esigenza odierna è andata un po' oltre all'esigenza di analisi che prima era confinata entro le mura di dove veniva generato il dato. Quindi questa questione di lavorare con dati provenienti, informazioni provenienti da molteplicità di attori, di strutture, crea un problema alla fonte di avere un dato cosiddetto interoperabile, nel senso che sia stato raccolto e immagazzinato in maniera omogenea. Siccome questo, lo stato attuale, non si presenta in questo stato, quello che effettua questa, diciamo, ricongiunzione di dati o di analisi si trova sostanzialmente sobbarcato da un onere ulteriore di analisi per l'omogeneizzazione del dato, che diciamo è venuta un po' come ci si è abituati a farla, quindi ogni qualvolta ci si affronta un'analisi o trasversale, anche a livello nazionale, si tiene conto che c'è questa componente di normalizzazione. Ecco, questa abitudine un po' andrebbe da essere rivista per il fatto che, oltre a portare via notevole tempo, crea anche problemi di perdita di informazioni e anche ha una potenziale resa di non affidabilità ai dati che erano a livello grezzo, nel senso che attraverso una manipolazione del dato per omogeneizzarlo si potrebbe correre il rischio anche di fare una manipolazione errata e quindi cambiarne anche il significato. E si vede ripetutamente anche nell'ultima vicenda appunto della pandemia e quant'altro, che ogni qualvolta c'è una necessità molto estesa di analisi, si ha una difficoltà di avere dei dati cosiddetti attendibili. Questo è, diciamo, un problema e semmai un falso problema, per quello che adesso magari vediamo, che va in aggiunta all'altro problema della cosiddetta riservatezza del dato, perché campo sanitario, in maniera particolare, ma vale anche in campi non sanitari, c'è un problema grosso di privacy, quindi di non divulgazione del titolare del dato, cioè di chi fa riferimento a quell'informazione. Anche perché molte volte, il 90% delle volte, sostanzialmente le analisi non hanno necessità di avere l'informazione di chi è il dato, ma ha un valore più a livello di aggregato il dato stesso. Quindi sostanzialmente è un problema di cosiddetto di oscuramento. Allora, questi due fattori sono due, in realtà, a livello tecnologico, sono dei falsi problemi, nel senso che il primo potrebbe essere quello dell'omogeneizzazione del dato, potrebbe essere, diciamo, risolto affrontando una normalizzazione alla fonte, nel senso con dei requisiti di norma, sostanzialmente, che definisca delle regole che vengono poste proprio all'inizio dell'archiviazione del dato grezzo per far sì che il dato porti che diviene disponibile un'eventuale interrogazione sia già di per sé, abbia già una qualità di omogeneità. L'altro fattore, anche quello del problema della privacy, anche quello andrebbe rivisto, riconsiderando di rendere disponibile le fonti informative già in forma anonima, anziché fare generalmente le analisi
vanno a fare delle estrazioni massive e poi vanno a applicare delle regole di anonimizzazione con tutto ciò che può comportare di problema. Se invece fossero messe a disposizione già di base una base dati cosiddetta anonimizzata, la fonte, questo toglierebbe automaticamente un problema che poi si deve affrontare in sede di analisi. Quindi sostanzialmente vedrei questi due, diciamo, elementi, che sono elementi che devono essere promossi a livello centrale, cioè non può essere più affrontato a livello locale dalla struttura o dalla regione, ma almeno a livello nazionale, se non europea, cioè di trovare delle regole, delle indicazioni di normalizzazione alla fonte, mentre adesso ci sono delle regole, delle linee guide, ma sono di alto livello e non entrano in merito di come deve essere registrata l'informazione alla fonte. Grazie, grazie Gianni. Molto, molto interessante, in particolare dal mio punto di vista, due passaggi che riprendo magari in fondo. Lascerei invece adesso la parola ad Enrica per avere anche il suo punto di vista e il contributo di un osservatore privilegiato quale è Agib, non solo privilegiato, ma anche particolarmente autorevole su temi. Quali quelli che ha appena accennato Gianni. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Il mio punto di vista parte sicuramente da quelli che sono stati e sono attualmente i cardini della sanità digitale, che sono rappresentati dal fascicolo sanitario elettronico e dalla tessera sanitaria. Il fascicolo sanitario elettronico, soprattutto, è lo strumento principale per poter integrare tutti i servizi sanitari offerti ai cittadini, in cui il cittadino può trovare tutte quelle che possono essere le sue necessità dal punto di vista sanitario, avendo il fascicolo come punto di raccordo di tutte quelle che sono le informazioni della sua vita sanitaria che in qualche modo sono presenti in esse. Mentre invece la tessera sanitaria è uno strumento che attualmente viene soprattutto utilizzato a livelli di monitoraggio della spesa sanitaria piuttosto che di semplificazione di alcuni procedimenti assistenziali. E quindi diciamo l'integrazione di entrambi questi strumenti finora ha dato dei suoi risultati. Però ora bisogna fare un salto in avanti e quindi concordo pienamente con quanto detto in precedenza dal relatore, e cioè che è necessario ora poter fruire non soltanto di documenti sanitari, ma soprattutto di dati sanitari. E quindi per quanto riguarda il fascicolo sanitario deve evolversi in modo tale che da mero raccoglitore di documenti possa essere strumento di fruizione di dati. Assieme al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e Finanze, le Regioni e ora anche con il supporto del Dipartimento della Trasformazione Digitale, si sta cercando proprio di far evolvere il fascicolo sanitario elettronico anche grazie ai fondi che sono arrivati dal PNRR focalizzati in questo ambito sanitario. E quindi se andiamo a vedere quelle che sono proprio le attività
riguarderanno l'attuazione di questa scheda del PNRR nell'ambito sanitario, c'è proprio l'attuazione, quindi la realizzazione di un'infrastruttura nazionale che sia un repository dei dati sanitari, che sia proprio questa base dati di dati anonimizzati che siano raccolti a livello nazionale attraverso tutte quelle che sono le informazioni sanitarie che vengono generate a livello regionale. Per fare questo è comunque necessario proseguire con l'azione che si è fatta anche in passato di standardizzare i documenti sanitari che alimentano il fascicolo sanitario elettronico, creare delle regole omogenee e comuni collegate a standard adottati anche a livello europeo, quale ad esempio l'HL7 FIR, proprio perché questo standard consente non soltanto di gestire documenti, ma soprattutto i dati che sono contenuti all'interno del documento. E altro aspetto da non sottovalutare è la codificazione delle prestazioni sanitarie, anche questo utilizzando dei sistemi di codifica a livello nazionale che siano il più possibile standardizzati, riconosciuti a livello internazionale, quale ad esempio la codifica LOINC. E quindi diciamo, queste sono le azioni sulle quali è necessario concentrarsi nei prossimi mesi per lo sviluppo di questo repository, che a questo punto potrà essere non soltanto un repository che viene utilizzato ai fini clinici, ma potrà essere utilizzato anche ai fini di ricerca e di governo. Grazie, Enrica. E, questo mi riconduce a uno dei due punti che mi era appuntato mentalmente, no? E che volevo riprendere a valle dell'intervento di Gianni. Tu hai citato, tu Enrica, hai citato l'intento del Ministero di costruire o evolvere, se in nuce esiste già, una piattaforma che diventerà l'infrastruttura di base per questo scambio e questa interconnessione. Ma come le periferie intese in senso buono, cioè tutti i satelliti che poi transiteranno, uno, possono alimentarla e come osservava prima Gianni, spesso i sistemi informativi di partenza non hanno in sé questi criteri, no? Cioè, by design non c'è una standardizzazione o una uniformità del dato, men che meno una cablatura di alcune procedure nel sistema informativo. Quindi, uno, come possono alimentarlo? Due, come si può agevolare il processo di convergenza e quindi dalla periferia verso questo repository in modo che sempre più il dato abbia valore intrinseco e valore integrato. Domanda per te e stessa domanda poi la porrei a Gianni subito a valle. Allora, innanzitutto la domanda che hai posto pone l'attenzione su una questione che non deve essere minimamente sottovalutata e che invece finora si tende un po' a scartare, cioè si pensa che la tecnologia possa fare tutto.
e che quindi basta mettere in piedi una soluzione tecnologica e immediatamente si ha quello di cui si ha necessità. E quindi basta creare questa infrastruttura e magicamente l'infrastruttura si popola di dati. In realtà il grosso sul quale bisogna incidere sono gli aspetti organizzativi, e in quanto sono proprio questi aspetti che tu accennavi che creano il grosso problema, e cioè il fatto che i sistemi sono a livello territoriale, in alcuni casi proprio a livello locale, e quindi quello che è necessario effettuare è un'attività organizzativa coinvolgendo in primis le regioni, perché chiaramente sono loro deputate dalla norma su tutti quelli che sono gli aspetti sanitari, ma poi andare a incidere anche su tutte quelle che sono le strutture sanitarie che effettivamente creano il dato, oltre a creare quelli che sono gli aspetti di formazione anche nei confronti di tutti gli operatori, sia a livello sanitario, sia a livello amministrativo, che in qualche modo incidono nella creazione di questi dati. E infatti, l'attività che si sta cercando di fare è proprio andare presso le regioni e individuare nei singoli ambiti quelli che possono essere delle best practice che poi possono essere replicate nelle altre regioni. Oppure alla fine arrivare anche a situazioni come attualmente sono in essere per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico, e cioè fornire delle soluzioni in sussidiarietà, in modo tale che così in qualche modo si sopperisce a quelle che non sono le competenze tecniche organizzative di determinati ambiti territoriali. Grazie, grazie mille. E Gianni, il punto di vista di una periferia privilegiata, mi sono permesso di chiamarle periferie. Come ci si può aiutare, come ci possono aiutare e come noi possiamo influenzare ed aiutare questo processo di qualificazione, standardizzazione. E come conseguenza, come risultato di valorizzazione del dato comune. Sì, sicuramente diciamo che la problematica in generale è aggravata un po' dal fatto che in Italia, anche a livello regionale o quant'altro, non è tutto uguale, cioè c'è dei livelli proprio di implementazione sia del digitale o dell'informazione, c'è delle grosse disparità. Quindi sorge sempre il problema se rincorrere a cercare di sanare questa disparità o andare in via del fatto che c'è già qualcosa di più, insomma. Quindi credo sicuramente non vada più lasciato indietro queste zone, diciamo, più limitate, che hanno avuto più scarse possibilità di avere dei livelli di informatizzazione e quant'altro più elevati che magari rispetto ad altre regioni. Sicuramente quello che accennava la collega è che molto utile quella questione del principio di sussidiarietà, nel senso che mentre all'inizio si pensava che ogni regione doveva attrezzarsi per conto suo, questo ha creato una forte disparità, perché dove c'era le reali possibilità è stato fatto qualcosa, mentre dall'altra parte, dove non c'era possibilità,
si è creata una distanza, insomma, quindi sicuramente mettere a disposizione soluzioni centrali che possano dare una copertura dove la regione o la zona non ha le risorse, non ha le potenzialità di poterle affrontare, sicuramente questo potrebbe un po' omogeneizzare questo gap che c'è, che sicuramente limita anche un po' la convergenza. L'altra questione penso che sia decisiva è quello che in maniera forte dal livello centrale arrivino delle regole di rispetto, insomma, di dettaglio, mentre ad oggi, diciamo, ci sono le cosiddette linee guida che però a volte lasciano degli spazi di interpretazione alle singole regioni e ogni regione si va un po' a comportare in maniera differente, pur con delle cose magari dignitose, ma che creano delle disparità, ecco, tra le regioni. Quindi io credo che una prima questione da affrontare è proprio di cercare di togliere queste disparità esistenti tra le regioni proprio con un principio di riutilizzo delle best practice e comunque con una maggiore attenzione ad avere un livello comune, almeno a livello nazionale. Grazie Gianni, quindi di nuovo si propone il tema della connessione, stavolta con una sfumatura più sociopolitica, ma ne torna alla centralità. La mia sensazione negli interventi finora è che internamente abbiamo generato è che abbiamo un po' tutti metabolizzato che la tecnologia, che magari fino a 5 anni fa, 7 anni fa, sembrava la variabile perché o mancante o non adeguata o troppo costosa o limitante, sia stata metabolizzata come un di questo processo di trasformazione che invece è sempre più connotato con esigenze organizzative, con caratteristiche socio-economico-politiche e quindi in ultima analisi culturali. E questo è già di per sé un paradigma nuovo come presa di coscienza. Quindi direi che è sicuramente una delle battaglie da combattere, dicevo all'inizio, bisogna sceglierle con attenzione, darsi degli obiettivi e mi sembra che ci sia convergenza e anche chiarezza su quali sono gli obiettivi che la sanità italiana nelle sue declinazioni, qui rappresentate di alto livello da voi, assolutamente si sta dando. Non vedo domande dall'uditorio, quindi ringrazio Enrica, ringrazio Gianni, li congedo Grazie a e voi. grazie, grazie arrivederci, salve. davvero. Arrivederci. E direi che dopo tutto quello che ci siamo detti, cade a fagiolo l'intervento di Guido Fruscoloni della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera universitaria di Siena, che è amministratore di sistema della cartella clinica informatizzata nell'ambito della gestione dei percorsi clinico-assistenziali. E cade a fagiolo anche perché hai sentito, Guido, quanto è stato posto l'accento sulla centralità del dato e Enrica ci ha detto il contenitore da cui partire è il fascicolo sanitario elettronico. È il tuo pane, sei cintura nera di cartella clinica elettronica e di fascicolo sanitario e elettronico e ci siamo posti la domanda, no, nell'ambito dell'organizzazione di questo evento, ma digitalizzare 1 miliardo di FSE
entro il 2026 è un'utopia. Ora, ti chiedo una connotazione anche alla luce di ciò che hai sentito, non tanto tecnologica quanto facciamo finta di averli digitalizzati e poi. Esatto. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie Alessio e IKN per l'opportunità di intervenire. Ho ascoltato con immenso piacere tutte le relazioni fino adesso e tra l'altro mi sono fatto numerosi appunti sul mio blocchetto e avrei anche piacere di ricollegarmi sia al dottor Gorgoni che, se posso, molto velocemente al dottor Ligi e alla dottoressa Masseca. Massella. Sì, Sella, scusi. Enrico Massella, Enrica Massella. Esatto, proprio perché tutti e tre hanno parlato, poi chiaramente anche la dottoressa Di Bernardino ha fatto una digressione molto interessante sugli aspetti che però riguardano anche la sanità, però diciamo di più ampio respiro, come sono capaci solo loro chiaramente di trattare in ambito della polizia postale questi argomenti. Però mi è piaciuto molto. Anzi, oserei dire che sono contrariato perché mi hanno quasi rubato gli argomenti che mi ero preparato. Proprio perché comunque parlare appunto di questa dati di respiro nazionale europeo e del fatto che l'informatizzazione non è magia, del cambiamento culturale, sono tutte argomentazioni veramente importanti e cardine poi relazione che avrei intenzione di presentarvi adesso, anche perché, come diceva il dottor Gorgoni, quando portava quell'esempio di quella paziente che diceva che il tempo di attesa è lungo, nonostante sia informatizzato, lì è già chiaro il problema, perché il problema non è informatizzare, perché se si informatizzano percorsi corrotti, tu hai prima da sistemare dei percorsi e poi dopo puoi applicarci tutta la tecnologia che vuoi sopra. E quindi ottima la considerazione della paziente, ottima l'intervento di Gorgoni, proprio perché bisogna appunto connettere, per usare le sue parole, la condizione clinica, che io poi chiamo percorso, ma è fondamentalmente la stessa cosa, quindi non è che tu connetti dei dati, ma connetti il percorso del paziente, la sua condizione clinica, appunto. Dottor Fruscoloni, perdonateci, sono Camilla da IKN. Riesce ad alzare un pochino la voce leggermente, forse il volume delle cuffie è un po' basso, che mi segnalano. Ok, si sente meglio adesso? Perfetto. Ok, avevo messo il microfono basso perché mi ritorna in cuffia, ma non mi dà fastidio, quindi lo Leggermente, tengo così. grazie mille, perfetto. Va bene. E che la tecnologia appunto non è un sostituto, ma è un abilitatore. Queste sono tutte parole del dottor Giovanni Gorgoni, io me le sono segnate tutte perché lui poi ha fatto una digressione molto puntuale, puntare sulle persone, anch'io parlerò di puntare sulle persone, puntare sui percorsi, anch'io parlerò di questo e quindi mi è piaciuto. E poi alla fine ho messo una terza P, potremmo chiamarlo le tre P, quindi persone, percorsi e pazienti, no? Se vogliamo. Se volete condivido, però non ho la possibilità di condividere, condividi contenuto è spento. Quindi come preferite, se no continuo a parlare senza condividere nulla. No, intanto vai Intanto pure avanti, Guido, non appena vediamo le slide ti avviso e riprendiamo da dove sei. benissimo. Allora, le mie slide erano propedeutiche perché c'era anche un richiamo a quello che era il titolo, quindi dicevano FSE un miliardo di documenti digitalizzati entro il 2026, pura utopia. E io rispondevo no. Perché non è tanto se ce la faremo a digitalizzare questo numero, non è tanto la possibilità di avere un grande numero di dati che farà la differenza, ma è come riusciremo a digitalizzarli e in che modo riusciremo a creare appunto l'interoperatività e lo scambio di questi dati. Probabilmente ci sono già tutti questi dati, anche questo è un altro punto importante che dobbiamo analizzare. Nella nostra azienda, appunto, noi stiamo informatizzando con la cartella clinica e l'idea è quella di andare a cercare nuovi dati. Poi in realtà abbiamo software anziani che hanno più di 20 anni, che hanno comunque un database ventennale, quindi con anche se vogliamo una
importante mole, no? Di dati che potremmo utilizzare. E avevo fatto una premessa, mi dispiace non poterla condividere, dove parlavo di una forte tendenza creativa. Guido, scusi, vuole provare? Non riesce a condividere la slide, magari proviamo un attimo. Di solito magari Io ho per il il pulsante condividi che è grigino, quindi non come se fosse disabilitato da parte vostra. Adesso verifico io intanto internamente con la regia, mentre l'abilitiamo. Allora, Posso disattivare audio o interrompere video, ma il condividi quello con la freccina. Ecco, ora si è illuminato. Perfetto. Vai, mi avete abilitato. Credo che adesso si veda. siamo su premessa, sì. Ok. E quindi, appunto, dicevo, questa forte tendenza creativa che di fatto è la nostra capacità di continuare a creare, 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 senza guardare però magari a volte in casa ciò che abbiamo. Noi tendenzialmente abbiamo un problema e cerchiamo un software che lo risolva. Anche questo, diciamo, in altre parole è stato detto, no? Quando anche la dottoressa Massella ci diceva con altre parole che l'informatizzazione non è la soluzione dei problemi. A volte anzi è una complicazione se non viene fatta su un'analisi accurata, a discapito di una bassa capacità di analisi di quello che abbiamo. Stessa cosa, c'è un alto magari numero di applicativi perché per esempio il Covid a noi ce l'ha in qualche modo dimostrato questo, abbiamo in house un team di sviluppo, quindi Estar in qualche modo è stato molto attivo in azienda ospedaliera per la creazione di software e questi però, ora vabbè parliamo anche di un periodo emergenziale per cui in realtà durante il Covid tutto è stato fatto nel minor tempo possibile e con una possibilità di progettare estremamente limitata, quindi avevamo quel tempo, dovevamo agire velocemente, quindi è fin troppo facile criticare una situazione di emergenza. Però ecco, creare nuovi software e metterli in pasto agli operatori è un modo talvolta per rallentare l'attività degli operatori, se invece non viene fatto con cognizione di causa. E invece magari un basso data mining, no? Perché in realtà i dati ci sono e non vengono minati. Non potrebbe essere un termine più corretto. Oggi si parla tanto di criptovalute, di mining, di estrazione dei token e è un po' anche la stessa cosa. Noi abbiamo delle miniere di dati nei software vecchi che abbiamo in azienda con i quali potremo fare interessantissimi studi. E invece quando abbiamo un problema pensiamo subito a qualcosa di nuovo che ci possa dare immediatamente una risposta senza andare a vedere ciò che abbiamo in casa. Con appunto un alto numero di interventi locali, è un po' quello che poi dicevi anche tu Alessio sul discorso dei software, scusami, dei satelliti, no? E quindi delle periferie, come le ha chiamati, quindi numerose applicazioni, numerose soluzioni trovate dalle singole periferie, con un basso numero di progetti nazionali ed europei. Infatti qui io mi riallaccio a quello che diceva la dottoressa Massella, fondamentale, perché la mancanza di progettualità in questo meccanismo è il fondamentale problema. Tra l'altro, se noi pensiamo a come è nato, a come siamo arrivati qui, e pensiamo ad internet, come è nato internet? Internet, che prima si chiamava ARPANET, non ha pensato al dato, ma ha pensato ad una rete. Dopodiché ci ha fatto transitare un dato, tra l'altro il dato che transitava su ARPANET all'inizio erano delle lettere. Volevano trasmettere a 650 km di distanza la parola login, hanno inviato la L dal punto A al punto B, poi hanno inviato la O dal punto B al punto A e poi quando cercavano di inviare la G di log dal punto A al punto B di nuovo, si rimbalzavano le lettere per fare questo metodo di comunicazione, tutto è andato in tilt. Però il senso qual è? Da lì è nato tutto. Perché? Perché abbiamo avuto la rete, perché abbiamo avuto le fondamenta, abbiamo avuto il sistema sul quale si poggia in qualche modo il passaggio del dato. Non è che volevano il dato, volevano trovare una strada per far transitare il dato. Poi dopo c'è stato costruito il mondo e adesso ci inviamo i video, ci inviamo le immagini, inviamo tutto quello che volete. Però
abbiamo creato delle isole, perché poi dopo c'è il software, anche per motivi commerciali ovviamente, quindi c'è il software A che non comunica col software B, il linguaggio C che non comunica col software D, eccetera, eccetera, che chiaramente ha cominciato a complicare questo sogno che era quello della comunicazione. E quindi parliamo appunto di interoperabilità. Tutto questo ovviamente impatta su un argomento cardine. E i dati ci sono, ma vanno aggregati e va fatto in modo semplice. Anche questo mi sembra che a un certo punto il dottor Gorgoni lo diceva. Uno strumento per essere usato deve avere un'alta compliance, deve essere comprensibile, deve essere semplice, deve essere per tutti, se no, non abbiamo creato una comunicazione, abbiamo creato una complicazione. E questo deve essere fatto con un atteggiamento di analisi sul famoso concetto dei 5 perché. A me piace molto anche la filosofia in ambito di management, e dove per esempio nel Lean Thinking in the Machine World fanno un esempio molto interessante dove si parla dell'automobile, che dell'autovettura che non parte più e di come si analizza questa problematica. Tendenzialmente io ho la macchina che non parte più, mi accorgo che la batteria è esaurita. Soluzione, cambio la batteria. No, la soluzione è mi chiedo perché si è usurata la batteria e scopro magari che l'alternatore funziona solo a volte. Allora mi chiedo perché funziona solo a volte, perché l'alternatore non gira bene. Allora mi chiedo perché non gira bene, perché non ho fatto un'adeguata manutenzione. Ma perché non ho fatto un'adeguata manutenzione? Sembra un po' il verso dei bimbi, no? Dei bambini. Perché non mi sono ricordato di fare il tagliando? E perché non ho fatto il tagliando? Perché non ho messo un appunto in agenda? Ecco che magari semplicemente organizzandoci nello strutturare, questo è un esempio stupido, ce ne sono invece di più intelligenti, magari un po' più lunghi, però molto interessanti, su come andare alla root case analysis, banalmente, del problema, andiamo a non avere più il problema della batteria, perché faremo un'adeguata manutenzione, perché ci siamo messi il reminder e non ci dimenticheremo più di fare il tagliando, ma in più avremo anche un'altra serie di soluzioni perché abbiamo ben organizzato il sistema. Questo è un esempio stupido per dire che l'analisi è fondamentale, ma il concetto è che a volte interveniamo per risolvere il problema contingente, mentre invece dobbiamo trovare una soluzione di mantenimento a lungo termine, che è quello che spesso in informatica ultimamente, negli ultimi anni, tra l'altro, tende un po' a mancare. Quindi la vera domanda non è cosa c'è da fare ancora. Ma cosa dobbiamo fare per utilizzare bene ciò che abbiamo già fatto? Intanto, poi si può anche fare cose nuove, ma intanto guardiamoci in casa, ok? E qui io mi riallaccio su un altro concetto che erano appunto le persone, come lo dicevo all'inizio, e il dottor Gorgoni, meno male, ha parlato anche di questo, dove c'è lo spauracchio che l'informatizzazione, la robotizzazione siano meccanismi che in qualche modo toglieranno il lavoro all'uomo e l'uomo si ritroverà senza fare più nulla. In realtà è esattamente quasi il contrario. È un po' come quando il contadino si è ritrovato con i trattori, ha cominciato a utilizzare il trattore, 10 contadini hanno smesso di lavorare perché il trattore faceva il lavoro di 10 uomini, però sono magari andati a lavorare per la Lamborghini che produceva i trattori. Quindi in realtà cambia semplicemente il modo di stare al mondo e questo va solo all'inizio un po' imparato, capito, insomma, concettualizzato. E sulle risorse umane ci sono due grandissimi punti, secondo me. Secondo la mia analisi, e sono quella dell'analista dati e quella dell'interprete. Mi spiego meglio. Sull'analista dati c'è il caso della Lombardia, che secondo me è stato veramente illuminante in epoca Covid. Non so se ricordate che c'è per quel famoso errore sul calcolo dei sintomi, praticamente un errore di calcolo dell'RT in Regione Lombardia, fece passare la regione in zona rossa invece che in zona arancio, e questo provocò una stima di Confesercenti, da parte di Confesercenti, di 600 milioni di perdite perché tutti i negozi dovettero stare chiusi per il lockdown in zona rossa. Ecco, secondo i tecnici, praticamente la data dell'inizio dei sintomi di migliaia di casi sintomatici era sbagliata. In qualche caso era stato commesso anche un errore nell'indicare lo stato clinico dei contagiati. Gli errori poi erano di tre tipi, ora non andiamo a fondo, ma il senso qual è? Qui il senso è che è stato preso un dato ed è stato dato, scusate il gioco di parole, è stato dato per buono.
Allora, qui diventa fondamentale la figura dell'analista. Noi abbiamo sempre più bisogno di sviluppatori e quelli sono praticamente la base, quelli davvero forse no, saranno i nuovi infermieri, come li chiamiamo noi, che non avevano mai problemi di lavoro, poi ultimamente hanno problemi di lavoro anche gli infermieri, ma gli sviluppatori veramente saranno quelli che dovranno lavorare più di tutti. E infatti io qui non li ho citati, io qui ho messo l'analista dati e l'interprete, perché lo sviluppatore io lo considero già una fonte assoluta di necessità per il futuro. Ma quando hai sviluppato, hai bisogno di qualcuno che questi dati che vengono poi restituiti in qualche modo li capisca e li capisca bene, li metta in fila, perché i danni che si possono fare con l'aggregazione di dati o raccolti male o malinterpretati possono essere enormi. Questo è un caso su tanti, possiamo parlare di pazienti morti per motivi molto simili. Quindi ecco, io ho fatto un esempio meno truce, ho parlato di soldi, però ecco, l'analisi del dato non è banale, non basta un ingegnere, ci vuole un ingegnere che da tanti anni lavora nel settore della sanità, se vogliamo parlare di sanità, e capisce quello che sta leggendo. Quindi come mai non vengono fatti questi esami, perché il paziente non si presenta, come mai non si presenta, eccetera, eccetera, andare a fondo della questione e capire come mai c'è stato questo problema. Il punto finale è quello che magari mi riguarda un po' di più, ed è l'aspetto dell'interprete. E cosa intendo per interprete? Intendo che una figura di mezzo, un ibrido, che in qualche modo conosca ambedue i settori. Noi siamo abituati a pensare che mettere insieme un medico o un infermiere con un ingegnere a creare un prodotto informatico in ambito sanitario sia la soluzione. Ecco, questo ha generato in molte occasioni degli abomini perché il medico sa fare molto bene il medico e quello è il suo lavoro, l'ingegnere sa fare molto bene lo sviluppatore e quindi sviluppa pedissequamente quello che viene in qualche modo richiesto dal medico, ma o come diceva il dottor Gorgoni, mettiamo insieme un team multidisciplinare e multiprofessionale, quindi non solo multidisciplinare ma anche multiprofessionale. E allora qui ci sono tante figure che possono intervenire, però il rischio è quello di ingessare un po' i meccanismi di progettazione, perché poi quando ci cominciano ad essere 10 persone, io lo vedo, sono project manager in Regione Toscana del progetto di informatizzazione delle emergenze intraospedaliere e ho il compito di coordinare 6 cartelle cliniche differenti sul progetto appunto di emergenza intraospedaliera e vi dico è tosto, è molto faticoso perché poi comunque software differenti, insomma c'è tanto, si va per le lunghe, ecco. Mentre invece avere una figura sanitaria, perché sono un sanitario, che si è fatta i suoi 10 anni di terapia intensiva, conosce i malati, comunque in qualche modo conosce i percorsi clinici e contemporaneamente ha studiato tutta la parte dell'informatizzazione e dell'informatica per sua passione personale e riesce a comprendere quando una richiesta del medico, faccio un esempio, ma non farò nomi, ci sono delle cartelle cliniche, qualcuno spalancherà gli occhi in Toscana che hanno una terapia che si autovalida dopo 30 minuti. Ecco, queste sono le aberrazioni che possono in qualche modo nascere perché sicuramente lì c'è stato un medico che ha detto no, ma qui tanto dopo 30 minuti si considera che va bene, quindi sbloccamela. E lo sviluppatore ha detto vabbè, io te la faccio sbloccare, però non c'è qualcuno che ha capito quanto questo poteva essere impattante invece da un punto di vista appunto del paziente, del rischio clinico e di tutte quelle che sono poi gli impatti che può avere sul paziente una decisione presa da un medico e applicata da una persona che invece non sa nulla di medicina. Ecco, questo è un po' quello di cui volevo parlare e ho praticamente finito e poi posso anche tornare nella visualizzazione. Torno in qualche modo, non so come. Interrompi. Ok, ci sono. Ecco. Ok, Questo è un po' ma quello grazie. di cui
mi piaceva parlare e è un po' quello di cui si è discusso tutti. Non ho parlato di FSE, di dossier clinico, ma se volete ne possiamo parlare brevemente, nel senso che tanto è uno degli argomenti, no? Ma lo riprenderei agganciandomi al prossimo intervento, Guido, che siamo usciti Sì, sono stato leggermente lungo, fuori sì, dal scusami. tempo dello slot. No, 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 in realtà beh, è stato molto interessante. Poi hai fatto la trade union sostanzialmente lungo tutto il percorso che abbiamo seguito dall'apertura dei lavori. Tra l'altro ci hai portato anche degli esempi aneddotici molto interessanti, no? Molto concreti. Di come questi concetti poi o sfridano o invece si valorizzano nel lavoro quotidiano di un'azienda ospedaliera importante che scarica poi a terra tutti i concetti che ci siamo detti. Io ti ringrazio tantissimo per l'intervento, anche per la grafica delle slide, molto, a me è piaciuta molto. E introduco con questo l'ultimo intervento della giornata, che in realtà è una tavola rotonda. E abbiamo finora esaltato alcuni aspetti tra tutti quelli citati e affrontati da i relatori. Alcuni programmati, altri sono emersi spontaneamente. Su tutti l'importanza di un cambio di paradigma, la trasformazione digitale è un concetto prima di tutto organizzativo e culturale e non tecnologico, l'importanza della qualità del dato e non della quantità. È quasi inutile, se non fittizio, utilizzare indicatori quantitativi parlando di qualità del dato clinico. E nella prossima tavola rotonda vorrei ripartire proprio da qui, con l'aiuto e il supporto di tre illustri partecipanti, il dottor Sergio Scaccabarozzi, della Direzione Scientifica e Gestione Operativa della Fondazione San Matteo di Pavia, il professor Paolo Poggi, che è responsabile del Servizio Centrale di Diagnostica per Immagini degli Istituti Clinici Maugeri, e il professor Francesco Gabrielli, che è direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e Nuove Tecnologie Assistenziali presso l'Istituto Superiore di Sanità. A tal proposito, Alessio, Camilla dalla regia, ha avuto dei problemi di collegamento il dottor Gabrielli, E il quindi dottor Gabrielli. attendiamo, salvo indicazioni differenti, ovviamente se riesce a collegarsi vi avviso, altrimenti ovviamente sarà poi sarà relatore il prossimo anno direttamente. Speriamo si riesca a collegare, ma nel caso assolutamente iniziate. Grazie dell'avviso, Camilla. Beh, abbiamo a questa tavola rotonda due, no, non solo due opinion leader, ma lasciatemelo dire, due eccellenti oratori, come i colleghi che li hanno preceduti e di più. E, quindi centralità del dato, perché la qualità del dato caratterizza, ne può caratterizzare l'utilizzo come sistema di supporto alle decisioni, come input per un sistema di supporto alle decisioni. Finora l'abbiamo visto in una connotazione più produttiva di efficienza clinica e di efficienza operativa. Con voi affronteremo temi un po' più borderline, direi, sia per ragioni di maturità culturale degli argomenti stessi che di maturità tecnologica, no? La traccia ci porta verso la telemedicina, verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come ausilio alla decisione del clinico. Ecco, partirei da Sergio, per arrivare al dottor Poggi.
Quindi quanto è importante e quanto è qualificante la qualità del dato e quanto concorrono anche altri fattori in questi scenari? In ricerca clinica la qualità del dato è fondamentale, nel senso che poi sul dato si basano delle decisioni importanti che per quanto riguarda gli studi con una valenza registrativa portano poi a decidere se un farmaco è efficace, tollerato, ben tollerato, tale da poter poi essere commercializzato e quindi chiaramente è fondamentale. Quello che stiamo vivendo però è un momento storico un po' particolare, che è questo: pur mantenendo la qualità del dato un elemento fondamentale, quello che sta cambiando nel nostro mondo è le modalità con cui i dati possono essere generati, raccolti, analizzati, condivisi, eccetera, eccetera. E una diciamo delle frontiere, se vogliamo, della ricerca clinica che è permessa, che è resa possibile dalla digitalizzazione e che è oggetto di discussione, anche in Italia, è quello degli studi clinici decentralizzati, che è un concetto che sta un po' emergendo e che sta creando anche un po' di attenzione nel nostro paese. C'è un progetto in corso della Fondazione Smith Kline, giusto in questo periodo, che mi vede coinvolto insieme ad altri importanti stakeholder a livello nazionale di vari settori, con lo scopo di capire quanto questo è praticabile e quanto questo possa diventare una modalità futura per poter gestire la ricerca clinica. Che cosa vuol dire studio decentralizzato? Si sta parlando di digitalizzazione, è chiaro che la possibilità di avere dei collegamenti tra un centro clinico e il paziente o una struttura periferica prossima al paziente che permetta di avere accesso a entrambi e di scambiarsi delle informazioni, permette poi di avere il paziente che non necessariamente si deve rivolgere alla struttura clinica per qualsiasi attività inerente ad uno studio. E questo chiaramente ha delle implicazioni importanti. Direi che il periodo Covid è stato una palestra che ci ha costretti, se vogliamo, ad applicare alcuni di questi concetti che sono stati adottati anche dalla nostra agenzia del farmaco, devo dire con grande velocità e lungimiranza. Siamo stati il primo paese occidentale ad essere impattato dal Covid, con centinaia e centinaia di studi clinici in corso che chiaramente non potevano essere gestiti con le modalità classiche che avevamo prima, cioè che il paziente periodicamente si rechi in ospedale a fare delle visite, riceve il farmaco, va a casa, il monitor dello sponsor si rechi in ospedale per fare l'attività di monitoraggio. Chiaramente tutto questo non era possibile per via dei vari lockdown, restrizioni, rischi connessi alla trasmissione della malattia e così via. Per cui si sono adottati delle modalità anche da remoto come aspetti di monitoraggio da remoto dei dati da parte del clinical monitor, la spedizione a casa del farmaco al paziente, la possibilità di applicare concetti di telemedicina per diciamo, essere in contatto col paziente, la possibilità del paziente di essere trasferito temporaneamente, magari da un centro all'altro, prossimo a casa. E tutto questo ha portato ad accelerare questo concetto dello studio decentralizzato, che appunto prevede questi vari aspetti nelle varie combinazioni a seconda della tipologia di studio, della complessità e così via, che fondamentalmente vuol dire il paziente può recarsi al centro con una frequenza molto più bassa. Per alcune malattie rare questo è fondamentale perché si può evitare al paziente spostamenti anche di centinaia di chilometri. Per bambini oppure pazienti con disabilità è chiaro che la possibilità di evitare uno spostamento in carrozzina con mezzi particolari, eccetera, rappresenta un grosso vantaggio e un'opportunità per il paziente per poter partecipare agli studi stessi. E
E questo porta anche a degli altri aspetti, cioè un potenziamento della gestione da remoto del paziente grazie alla telemedicina, la possibilità di usare, utilizzare in alcuni studi degli dispositivi indossabili che possano loro stessi generare dei dati raccolti in modo automatico e non trascritti come succede abitualmente, e la possibilità di usare IPRO. Di usare magari anche il consenso elettronico per evitando di doversi recare in ospedale semplicemente per raccogliere una firma e generando dei record dei dati elettronici che possono, con le opportune cautele, anche essere oggetto di verifica, la cosiddetta source document verification da parte dei clinical monitor dello sponsor da remoto senza il bisogno di andare in ospedale. Questa modalità di gestire gli studi, che attualmente è complicata da una serie di vincoli, se vogliamo, normativi legati alle good clinical practice, agli attuali decreti che regolano la ricerca clinica, è un qualche cosa che diventerà in futuro fondamentale e che porterà a un cambio storico del paradigma della ricerca clinica. Cioè, finora noi siamo abituati a pensare alla ricerca clinica come ho un studio in un centro clinico a cui il paziente va e afferisce e partecipa. Si andrà verso un ribaltamento di questa cosa, cioè ho il paziente che ha la sua situazione clinica e faccio in modo di portare lo studio dal paziente. E questo, diciamo, comporterà un cambiamento organizzativo, regolatorio, culturale, che però è fondamentale per poter dare sempre più opportunità ai pazienti e semplificare la vita a tutti, magari rendere gli studi anche meno complessi, meno costosi e quindi poter magari avere anche dei farmaci in futuro anche meno costosi grazie alla riduzione dello sviluppo. Ci sarebbe un altro aspetto, magari lo possiamo affrontare in un secondo tempo, che riguarda come poi i dati possono essere utilizzati e condivisi, e a questo punto mi fermo per questa parte. Grazie mille, Sergio, grazie mille. Beh, hai rilanciato un tema che con forza aveva aperto questo webinar, cioè il cambio di paradigma. Hai analizzato un modello potenziale che sarebbe davvero un cambio di paradigma culturale. Ecco, finora abbiamo stressato tanto la poca influenza della tecnologia su tutto questo, o per dirla meglio, quanto non sia la tecnologia il driver principale. Ma parlando di refertazione remota o telemedicina o sistemi di supporto alle decisioni, che si presuppone una tecnologia estremamente efficiente e matura perché si calpestano le uova. Ecco, il dottor Poggi, che è appunto direttore del centro di diagnostica per immagini per gli istituti Maugeri, ecco, lei dottore, il suo punto di vista su questo rapporto dato-tecnologia e sull'utilizzo di queste tecnologie come ausili all'attività clinica in presenza piuttosto che da remoto? Buongiorno, buongiorno dottor Scaccabarossi, buongiorno dottor Panella e grazie innanzitutto per l'invito. La tecnologia in ambito radiologico è qualcosa di veramente importante perché la tecnologia, ovvero la possibilità di utilizzare la tecnologia per trasmettere immagini, condividere immagini, noi la conosciamo dai primi PACS, ovvero i primi sistemi di archiviazione di immagini che soppiantavano l'uso della pellicola. Parliamo di 20 anni fa, più di 20 anni fa, i primi sistemi PACS venivano introdotti in radiologia in Italia. E di passi ne sono stati fatti tanti, indubbiamente. Io sono stato chiamato dagli studi clinici Maugeri proprio per la realizzazione, assieme ovviamente a tutto lo staff informatico e alle aziende, la realizzazione di un PACS multidistrettuale, cioè cosa vuol dire? Avere la possibilità di avere un PACS unico per il nostro gruppo con workstation dislocate nei vari istituti, l'Istituto di Pavia, l'Istituto di Montescano, l'Istituto di Tradate, l'Istituto di Bari, e
E questo per che cosa? Beh, sicuramente per uniformare la tecnologia, ma anche per poter utilizzare le risorse, ovvero la condivisione di esami e la possibilità di supportare da remoto la refertazione di esami che vengono eseguiti in altra sede, sia per un motivo proprio di gestione, di miglioramento delle risorse, ovvero ci possono essere istituti che hanno un impegno del radiologo minore rispetto ad altri istituti, in questo caso si distribuisce meglio il lavoro in base anche agli skill del radiologo. Quindi prima condizione è distribuire in modo adeguato le risorse, seconda condizione è quella di utilizzare anche gli skill dei radiologi, cioè sono radiologi magari che hanno più preparazione in un determinato settore, per una determinata metodica, per un determinato organo o patologia, che possono entrare nel ruolo di protagonisti nel portare la loro esperienza nella refertazione anche di esami che erano eseguiti non in questa sede. E qui poi ci scontriamo però su qualcosa di normativo, perché purtroppo, pur essendo passati 20 anni dall'impiego dei primi PACS, 10 anni dalle linee guida che sono state tracciate dall'Istituto Superiore di Sanità, le linee guida dell'Istisan del 2010 parlano chiaro, cioè dicono che le attività che si possono fare possono essere quelle intra presidio ospedaliero, ovvero all'interno dello stesso ospedale, oppure intraaziendali, questo riguarda il nostro caso, in realtà solo per l'urgenza indifferibile, l'emergenza, e quelle interaziendali, ovvero quelle che possono riguardare diverse aziende, come quello che è consentito solo per la refertazione dello screening mammografico. In tutto ciò non è previsto quello che è attività ambulatoriale, anzi non è assolutamente giustificabile, secondo queste linee guida, ricorrere a risorse esterne per la refertazione di esami ambulatoriali. E questo un po' si scontra con tutto quello che è lo sviluppo e la possibilità che la tecnologia dà. Forse dovrebbero essere riviste e riportate alcuni criteri attuali queste linee guida, perché altrimenti anche il radiologo stesso si sente in una situazione un po' conflittuale. Allora, noi abbiamo dimostrato, soprattutto in questo periodo passato, trascorso, speriamo che sia più un ricordo che qualcosa di ancora attuale della pandemia, quanto è importante la possibilità di gestire e di centralizzare i dati, quanto è importante il supporto da remoto. Le faccio un esempio. Noi abbiamo collaborato col Policlinico San Matteo nel refertare esami di pazienti che venivano in acuto ricoverati al San Matteo e, una volta terminati la situazione acuta, venivano ricoverati presso il nostro istituto, che fa parte del polo sanitario di Pavia, in cui c'è anche ovviamente l'Istituto Mondino. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che noi potevamo, come radiologi chiamati a rispondere gli esami non più in fase subacuta, di avere un confronto con gli esami in fase acuta. Quindi abbiamo condiviso i nostri sistemi PACS tra San Matteo e Maugeri, e questo ha dato un valore aggiunto enorme per quanto riguarda l'ottimizzazione della terapia. Non aver avuto il confronto con gli esami precedenti sarebbe stato un ripartire da zero, in situazioni tra l'altro dove ci sono pattern radiografici completamente nuovi, la polmonite interstiziale bilaterale la conoscevamo per altre cose, non legata al Covid, quindi abbiamo potuto fornire esperienza, dare esperienza e condividere soprattutto il dato centralmente per poter essere più, direi, tempestivi nel determinare e dare risposte significative al clinico. Abbiamo collaborato anche con un progetto di Regione Lombardia, sempre assieme a San Matteo, che si chiamava Alfabeto, per evitare di spostare i pazienti, nel senso il paziente assistito a domicilio sicuramente poteva avere un ruolo fondamentale, perché è stato chiaramente dimostrato che l'intasamento, l'infollamento dei pronto soccorsi ha contribuito a amplificare quelli che erano i contagi. Quindi la possibilità di fare telediagnosi da distanza, da esecuzione di esame radiografico al domicilio del paziente, valutazione di quelli che potevano essere alcuni parametri come la saturazione, come ad esempio la temperatura corporea, e inseriti poi in un contesto generale che teneva conto anche
del dato presente sul fascicolo sanitario elettronico e l'interfacciamento col medico di medicina generale poteva dare semaforo verde, ovvero lasciare il paziente a casa, non ospedalizzarlo e intervenire con una terapia adeguata. Giallo, attenzione, potrebbe essere un paziente a ricoverare, semaforo rosso, il paziente deve essere ricoverato, però una buona fetta di pazienti potrebbero essere trattati a domicilio, e tanti altri progetti di questo termine, di questo tipo, sono stati fatti sicuramente. Quindi fondamentale il dato clinico, la disponibilità a condividere il dato, sia clinico che il dato radiologico, il dato di imaging, è a mio avviso ormai una condizione sine qua non per la sanità attuale. Primo, perché anche nel nostro settore, in ambito radiologico, le risorse sono poche, sono scarse, ci sono pochi radiologi, abbiamo bisogno di radiologi, quindi poter mettere a disposizione a fonte comune radiologi che possono intervenire nella recreazione, perché no, anche di esami ambulatoriali. Non è vero che il radiologo è presente, deve essere presente all'esecuzione di qualsiasi esame, perché io sfido chiunque in pronto soccorso radiologo ad essere presente ad ogni esame che viene effettuato a un paziente di pronto soccorso. Io non ci credo, neanche se lo vedo, ma non è possibile vederlo, che un radiologo va intervista al paziente tutte le volte che deve fare una risposta. Probabilmente era possibile 30 anni fa, quando i pronto soccorsi non erano così affollati. In questo momento non è possibile. La quantità di esami di pronto soccorso che capitano davanti a un radiologo sono enormi, sia per complessità che per numero. E le immagini attualmente sono enormi. Un attacco encefalo sono per minimo 200 immagini, un attacco total body sono oltre le 1500 immagini. Come fa un radiologo a dedicare del tempo andando a verificare di persona le condizioni del paziente? Questo è praticamente impossibile allo stato attuale. E poi dobbiamo, che cosa? Utilizzare la tecnologia. Io non vorrei andare troppo lungo, però volevo concludere in questi termini, magari approfondiamo dopo. Utilizzare la tecnologia attuale, ovvero utilizzare quelli che sono gli algoritmi di deep learning, di machine learning, di intelligenza artificiale, che possono ulteriormente aiutare il radiologo come supporto alla diagnosi, non come sostituto del radiologo, perché il radiologo non può essere sostituito, ok? Deve essere aiutato, secondo me, da sistemi di intelligenza artificiale che lavorano in background, in cloud, e che ritornano delle informazioni che potrebbero essere in quel momento non considerate per motivi di stanchezza, di attenzione su altre cose, su altre particolarità dell'esame, dal radiologo stesso. Quindi ridurre quello che è il margine dell'errore e quindi di conseguenza anche i contenziosi medico-legali. Molto molto interessante. Beh, anche il dottor Poggi introduce e suggerisce un cambio di paradigma, sia nell'uso delle tecnologie esistenti che nel modus operandi e che nell'utilizzo del dato. Ecco, questo mi riporta al punto che avevamo lasciato in sospeso con Sergio, il come usare il dato. Qual è? Tentiamo una sintesi. La maturità tecnologica, ci vogliono nuovi paradigmi, i dati sono da standardizzare, sono da armonizzare, sono da rendere parlanti e interoperabili, per usarli poi come? Allora, la grande sfida che ci troviamo di fronte non è quella di avere i dati, perché i dati ce ne sono anche fin troppi. Ce ne sono alcuni di qualità, diciamo, limitata, e quindi non è quello il problema. Diciamo che la modalità classica di gestire la ricerca clinica, in cui ho una scheda raccolta dati, una volta cartacea su carta chimica con 5 fogli di colori diversi da staccare ogni volta, e attualmente con delle cartelle web-based che raccolgono i dati, però i dati vengono trascritti, è un po' da superare. Teniamo conto che pur con tutte le limitazioni che abbiamo nelle strutture, mi riferisco in particolare alle strutture ospedaliere, di digitalizzazione e di possibilità di interscambio, di standardizzazione che conosciamo,
molti dati vengono comunque già generati in un formato elettronico fruibile. Tutti i dati di laboratorio che arrivano da apparecchiature automatizzate, questi sono dei dati che esistono già al momento della generazione, sono dei dati elettronici già ben codificati e ben standardizzati. Diverso il concetto di altre informazioni sanitarie che sono magari disponibili sotto forma di referti o di documenti scritti, diciamo, che comunque rendono più difficile una standardizzazione di queste informazioni, se non attraverso una decodifica e una ricodifica in qualche modalità che poi permetta una gestione automatica di questo dato. La grossa sfida che abbiamo, dicevo prima, è quella comunque di una mancanza di standardizzazione, quindi innanzitutto non tutti i processi sono gestiti in modo elettronico e quando questo esiste, mi riferisco a cartelle elettroniche, non necessariamente lo standard è comune, a volte anche all'interno della stessa struttura ospedaliera, magari tra reparti diversi oppure tra cartelle cliniche ospedaliere rispetto a cartelle cliniche ambulatoriali, oppure l'interscambiabilità di informazioni rispetto a quello che magari un medico di medicina generale magari vede nel suo ambulatorio. E quindi la grossa sfida è come fare ad utilizzare questa grande quantità di dati nel momento in cui non necessariamente sono omogenei tra strutture intra o extra ospedaliere. E questo è un aspetto, quindi come renderli fruibili. L'altro aspetto è legato a dei limiti intrinseci che noi abbiamo riguardo alla possibilità di trasferimento di questi dati. E mi riferisco anche a quello che diceva prima il dottor Poggi, cioè all'impossibilità di refertare o di visualizzare o refertare dati radiologici, di immagini da remoto. Questo vale anche per tutto il resto, se vogliamo, dei dati, e cioè i dati sanitari per loro definizione sono dei dati sensibili, sono vincolati da una serie di limitazioni, per esempio la disponibilità di un consenso informato del paziente per poterli utilizzare a fine di ricerca, e il passo successivo è a fine di ricerca all'interno della struttura dove vengono generati, oppure esiste anche la possibilità tramite questo consenso di poterli condividere con altre strutture esterne dall'ospedale, e il problema è strutture pubbliche o strutture private. Facciamo un passo ulteriore, queste strutture sono in Italia o sono fuori dall'Italia? Passo ulteriore, sono in Europa vincolate dal GDPR o sono fuori dall'Europa, per cui devo attivare degli accordi particolari per cui questi dati trasferiti mi viene garantito che vengano gestiti con certe modalità. Tutto questo rende praticamente ingessato il sistema dell'analisi di tutta questa grandissima quantità di informazione che il sistema sanitario pubblico, privato, convenzionato ha a disposizione e che è un patrimonio veramente importante, inestimabile. Quello che si può fare è quello di trovare delle modalità per comunque analizzare. So, sta prendendo un po' piede questo slogan, sharing without sharing, che è, diciamo, e che ho imparato anch'io ho conosciuto settimana scorsa ad una riunione di un progetto europeo, si chiama DigiCore, che vede in Italia Alleanza contro il cancro come partner insieme a qualche IRCS nazionale, in cui fondamentalmente il succo del discorso è troviamo una modalità di codifica comune di alcuni dei dati sanitari che ogni struttura ospedaliera ha disponibile, che vuol dire dal mio data warehouse ricodifico alcuni campi con una modalità standard uguale per tutte le strutture che partecipano poi a questo progetto. L'ideale è che diventi uno standard comune internazionale che quindi permetta poi di essere usato poi da tutti, e una volta che ho fatto questa codifica, invece di pigliare questi dati e di mandarli in un'altra struttura in Italia o all'estero,
che ci sia una modalità, un software, uno script, qualcosa che vada all'interno della struttura ospedaliera, faccia una serie di analisi e valutazioni e trasferisca dei dati che o sono completamente anonimizzati, codificati, quindi non ridecifrabili, oppure dei dati aggregati e che quindi non permettano poi di risalire i dati del paziente, quindi risolvendo il problema della privacy. Questo è un qualche cosa che potrebbe veramente aprire la porta a sviluppi importanti in futuri. Però, come in ogni situazione, ci sono anche lì dei problemi, e cioè la definizione di questo standard comune. Cioè, quello che io ho visto in questa riunione, sentendo vari istituti europei che parlavano delle loro esperienze, è che in attesa che venga definito uno standard comune, ognuno si è un po' creato il proprio standard, e quindi noi abbiamo una quindicina forse di standard a livello europeo di codifica di informazioni dei pazienti, e questo rende ovviamente più complicato l'adozione di uno standard comune, cercando di evitare il rischio di passare da dati non standardizzati a ognuno c'ha il suo standard, e poi avere uno standard che vada a mettere insieme i vari standard che abbiamo disponibili, perché sarebbe un passaggio ulteriore e inutile. Fare in modo che uno standard si affermi non è una cosa così facile e automatica, spesso richiede tempo, richiede magari qualche sforzo da parte dei regolatori, e diciamo che poi magari dipende anche dalla bontà di questo standard, affinché questo poi si possa affermare nel tempo come uno standard riconosciuto e validato da tutti. Mi fermerei. Ma anche questo è uno spunto che richiederebbe una sessione ad hoc. Chiuderei con una domanda al dottor Poggi, se abbiamo ancora tempo, Camilla, ok. Abbiamo tanti dati, ma non tutti sono parlanti, o non tutti parlano la lingua che ci serve per poter essere utilizzati adeguatamente. Come la tecnologia, dottor Poggi, si può considerare allora matura da essere utilizzata come sistema di supporto alle decisioni? Cioè, da dove impara, come impara e quanto è affidabile e matura oggi utilizzare un sistema automatico di supporto alle decisioni in sanità? Beh, una bella domanda questa. Una domandona, direi. E questa è la cosa più difficile a cui rispondere, a cui sicuramente come andare a recuperare i dati per problematiche che sono state anche un po' sviscerate, ovvero sulla la difficoltà della condivisione del dato per questioni proprio di privacy, l'anonimizzazione del dato, cioè un processo appunto di anonimizzazione che deve essere assolutamente garantito. E questa è la più grande sfida, nel senso che i sistemi che abbiamo detto di intelligenza artificiale si nutrono di dati, e il dato ovviamente per questioni di privacy deve essere assolutamente anonimizzato. Quindi io non mi occupo dell'ambito, direi, giuridico, mi occupo più che altro dell'ambito tecnico-tecnologico, però effettivamente quelle che devono essere le procedure di anonimizzazione del dato devono essere standardizzate, cioè non ci devono essere dati sensibili che possano girare in modo non, direi, non controllabile. Quindi il dato, i sistemi che abbiamo, che sono stati sviluppati in ambito di intelligenza artificiale, hanno tenuto conto di queste problematiche e sono state affrontate dalle singole aziende che hanno prodotto software che si occupano di algoritmi di intelligenza artificiale. Alcune aziende hanno utilizzato dei dati artificiali, cioè sono state create delle immagini artificiali per istruire le macchine, ovviamente perché la necessità del dato, della quantità del dato deve essere così enorme che reperire i dati
io parlo di dati immagini disponibili e il procedimento di autorizzazione è anche un procedimento lungo, quindi si è in parte utilizzato anche un dato artificiale creato per istruire la macchina. Sicuramente questi sono tutti temi che sono attuali e da affrontare, ma dovrebbero essere affrontati in breve tempo, perché la tecnologia avanza giorno dopo giorno e noi siamo un pochettino forse indietro dal punto di vista normativo, proprio per anche quello che riguarda i vari stati membri, ognuno sta procedendo un po' in modo autonomo. Bisognerebbe innanzitutto essere uniformi all'interno del nostro paese e poi uniformarci tutti con quanto riguarda gli stati membri. Il discorso che dicevo, appunto, che ho fatto prima sulla normativa che attualmente vige nell'ambito radiologico, cioè quella dell'Istituto Superiore della Sanità, è una normativa che probabilmente dovrebbe essere rivalutata, dovremmo rimetterci un po' al tavolino con chi norma, chi produce tecnologia e capire cosa effettivamente oggi è più consentito fare, in modo tale da mettere il radiologo nelle condizioni di agire in modo più, come potrei dire, per essere maggiormente cautelato in questo caso. Perché, ripeto, la tecnologia oggi permette di farlo, cioè noi non abbiamo un problema a collegare una workstation con 3 metri di cavo o 1000 metri di cavo, con la stessa sicurezza, perché utilizziamo un tunnel VPN e a questo punto la sicurezza del dato è garantita, la refertazione e la visualizzazione degli esami da remoto deve essere garantita. Io penso proprio per fornire più servizi anche al paziente, cioè se noi abbiamo una povertà di medici radiologi, gli ospedali pubblici sono direi così coinvolti nell'ambito dell'urgenza, tale che per cui il radiologo è dedicato praticamente all'urgenza e poco a attività di sistema sanitario nazionale in ambito ambulatoriale, è un peccato, perché con le apparecchiature che sono disponibili anche nei grossi ospedali pubblici potremmo, utilizzandole con supporto eventualmente anche da remoto, fornire più prestazioni ai pazienti, per certalune indagini che ovviamente non prevedono la presenza fisica del radiologo, ma che può refertare eventualmente a distanza. In altri casi è ovvio che la presenza del medico radiologo deve essere garantita, e in questo caso ovviamente l'utilizzo della teleradiologia potrebbe essere chiamiamolo appaltato, fra virgolette, scendendo dal termine, a radiologi che hanno magari maggiore esperienza di chi è presente in struttura. Ci sono, come fai l'esempio che ho fatto prima, ci sono radiologi che per loro collocazione, loro crescita professionale, lavorano in strutture dove magari conoscono meglio la patologia polmonare rispetto a altri di altre strutture. In questo caso non possono fornire la loro esperienza professionale per redigere anche dei referti che sono più precisi, e questo è sempre per un miglioramento di quello che è la diagnosi per il singolo paziente. Bene. Grazie mille, dottor Poggi. Grazie a Sergio, grazie a tutti i partecipanti. È stato, secondo me, un dibattito molto molto interessante. Personalmente ho imparato molto, nonostante sia un operatore del settore anch'io, e lascio la parola a Camilla per la chiusura. Grazie a tutti, grazie ovviamente in primis ai relatori, ovviamente ai partecipanti. Colgo l'occasione per ricordare, esatto, che tutte queste tematiche di dibattito verranno approfondite ovviamente naturalmente a Go Beyond. L'appuntamento quindi è l'8 marzo 2022 con sicuramente i nostri ospiti di oggi e ulteriori altri che stanno in merito, per indagare ulteriormente la trasformazione digitale nell'ambito sanità. Grazie ancora a tutti e seguiteci sul nostro sito, a breve l'agenda sarà online. Buongiorno, grazie Dali. Di nuovo, grazie mille. Saluti a tutti, buon pomeriggio. Pomeriggio.